C'è il Taranto e c'è la volontà di cancellare un mini periodo negativo, ma io direi solo di risultati. Assolutamente sì, sono d'accordo, perché Pescara dal punto di vista del gioco non è mancato mai, e quindi vanno fatti i complimenti al mister, ai giocatori, perché a Francavilla credo che il Pescara abbia fatto una delle più belle partite fin qui, purtroppo contornata da qualche errore di troppo che ci ha visto uscire sconfitti da quel campo, però sicuramente dal punto di vista della prestazione si è stata nel modo più assoluto. Che partita si aspetta contro un Taranto che ha impattato con il Crotone, però fuori casa un solo punto in stagione? Sì, però non dobbiamo guardare fuori casa, dentro casa. Il Taranto è una squadra temibile, è una squadra che ha un allenatore caratteriale, uno che veramente dà ai suoi giocatori una carica particolare, quindi bisogna stare attenti a prescindere da dentro casa o fuori casa. Le chiedo un'ultima cosa: mercato, Mesic è arrivato, nel senso che l'operazione è chiusa, un centrocampista e un attaccante per rinforzare la squadra a gennaio? No, vedremo, è Dell'Icari che si occupa di questo, poi quando me ne parlerà vedremo. Sicuramente qualcosa dobbiamo fare, ma anche in uscita, perché è chiaro che ci sono giocatori che hanno trovato poco spazio e lo stanno trovando poco spazio, per cui ci chiederanno di andare via, faremo sia l'una che l'altra cosa. Un super